late tonight. Flower, no. Buddha, yes. Buddha! Ma sto sognando, sei proprio l'Augusto Lambertini? Sì, sono proprio io. E tu come va, vecchio mio? Allora, cosa sta succedendo? Te lo dico in due parole. In ditta siamo saliti a 1400 operai e io... Ebbene? E io da solo non ce la faccio più. Sai, la gente mi incontra per la strada e mi dice... Scusa, ma tuo figlio dove sta? E quindi? E quindi... Bisogna che tu torni a casa, tutto qua. No, 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 spiacente. Primo, qui a Londra faccio quello che mi piace. Niente intrighi, niente compromessi, aria pulita. Secondo, non ho nessuna voglia di fare l'industriale. E terzo... Beh, terzo non lo so. Senti, Luca, stammi a sentire. Tuo nonno si è spezzato le reni per portarci fin qua. E io... Beh, io non dico niente, eh. Credo di aver fatto del mio meglio, sì, per salire ancora. Ora, se tu non torni, ma dico tutti questi anni, per chi abbiamo lavorato, eh? Per chi ci siamo ammazzati, me lo sai dire? Ma perché mi fai queste domande? Non lo so, non mi interessa, lo sai. Non ti interessa? No, no, questa volta amico mio, no, questa volta tu torni con me, te lo garantisco io, guarda. E ricordati che sei un Lambertenghi, che i Lambertenghi hanno sempre dato l'esempio. Che non possiamo, dico... Senti, Luca, facciamo una prova, eh?
Io ti chiedo soltanto una prova. Poi ti giuro, guarda, se non ti va, io ti pago un viaggio per l'India. Te lo giuro. No. Io a casa non ci torno, ti ripeto, non ci torno e non ci torno. E io ti dico di sì. E Buddha dice di no. Vieni un po' qui. E vedo, su. Fatti un po' vedere. Non sei poi mica tanto male, eh? No. Voltati. Vediamo. Adesso chiudere gli occhi. Sorpresa! Ti piace? Marisa? Sì, signorina. Dica all'autista che mio fratello sta arrivando. Luca, cosa fai? La cravatta, l'hai dimenticata?